Buonasera ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. Oggi sono qui con un documentino qua di fianco. Avevo un tempo i sondaggi e le statistiche, adesso ho i documentini perché è uscito su Twitter e mi è stato girato lo scouting report ufficiale degli Atlanta Hawks per gara 1 degli ultimi playoff NBA disputati di primo turno, ovviamente, contro i New York Knicks. A me queste cose fanno sbrodolare, uso un termine del Masseo per chi lo conosce, perché ragazzi, questo è l'ennesimo angolo di NBA che io sto vedendo per la prima volta in un documento più o meno ufficiale e che a me piace un casino. Perché? Perché per ogni giocatore dello starting five dei New York Knicks ci sono pregi, debolezze e in che modo affrontarlo. Andrei a vedere giocatore per giocatore, giusto per darvi l'idea di come una squadra NBA prepara ogni singola partita, ogni singola serie, soprattutto quando si entra nei playoff NBA. Tralascerei Elfrid Payton, che come tutti sappiamo era il play titolare, ma poi usciva, non rientrava più, giocavano Derrick Rose e Immanuel Quickly. Andrei su Reggie Bullock, perché 3-point shooting. In che modo gioca? Tira da 3. In transizione, getting to corners, ovvero cerca sempre di mettersi nell'angolo. Catch and shoot, always surfing the line, looking for threes. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un tiratore da catch and shoot, appena gli arriva la palla tenta il tiro, e circumnaviga l'area, a bordo linea del tiro da 3, alla ricerca dello spazio per tirare. Reload threes, if he ran off the line looking to get back for a three, ovvero se per caso mette un piede dentro l'area cerca sempre comunque di riuscire per la tripla. In che modo affrontarlo? Close out to his chest, ovvero close out difensivo ad altezza petto, quindi stare alti sulle gambe e non bassi. Fargli mettere ovviamente la palla per terra, cercare di spingerlo in area e awareness of shot fake bait falls, ovvero occhio, sostanzialmente, perché è uno che finta il tiro per poi mettersi sotto il corpo del difensore in volo. Cosa che da quest'anno sarà fallo dell'attaccante, ma fino all'anno scorso era fallo del difensore. Andiamo poi su RJ Barrett, perché anche qui ci sono proprio cose curiosissime. A parte mancino, lo sappiamo tutti, ma va spesso a destra. E quando va a destra o va in pull-ups o step back. E occhio, perché quando va a destra cerca sempre il contatto. Cosa fare? Non fate fallo quando va verso destra, perché cerca sempre di rientrare sulla sinistra e cerca il fallo. Andiamo poi su Julius Randle, perché anche qui cose curiose. Vabbè, a parte mancino, head of the snake. Cosa vuol dire? È la testa del serpente. È il giocatore che se riesci a fermare, fermi tutta la squadra. E abbiamo visto che effettivamente per i Knicks nei playoff è stato così. Leads team in majority of statistical categories, rebounds and pushes in transition, looking to both facilitate and score. Cosa vuol dire? Che quando prende il rimbalzo difensivo va in transizione portando palla, ma non è un giocatore che o tira o serve il compagno, è un giocatore che fa entrambe le cose, quindi effettivamente è visto come la head of the snake, il capobranco, il giocatore che appunto se riesci a fermare hai sostanzialmente vinto la partita. Come fare per fermarlo? Get into him, cioè stategli addosso. Crawl under him and wear him down with our pressure, ovvero stategli addosso, stategli sotto, fategli sentire il corpo addosso, perché è uno che soffre questo tipo di atteggiamento difensivo. E effettivamente, se andiamo a rivederci la serie tra Atlanta e New York, è stato così. Ultimo giocatore analizzato da questo scouting report è Nerlens Noel, che era il centro titolare, e anche qui motor and energy, cioè è il motore e l'energia della squadra, soprattutto da un punto di vista difensivo. Occhio agli offensive glass, ovvero ai rimbalzi offensivi sostanzialmente. Dynamic roller and lob threat, ovvero è un giocatore da pick and roll dinamico, e occhio ai lob perché è un atleta, salta e sa andare bene verso il ferro. Shot blocker,
active defender, insomma, quello che noi sappiamo, anche noi di Nerlens Noel, che è un ottimo stoppatore, ed è uno stoppatore dinamico e non statico come poteva essere un Mutombo tanti anni fa. Come fare per limitarlo? Match his energy, sprint back in transition, ovvero lui è il motore e l'energia dei New York Knicks, per limitarlo dobbiamo avere lo stesso, la stessa energia che ci mette lui. E poi physical hits, tag team, cosa vuol dire? Colpitelo, physical hits, colpitelo fisicamente. Ragazzi, soprattutto l'ultima cosa, colpitelo physical tags to slow his down, his roll, ovvero cercate di mettere il fisico per non fargli prendere velocità sul pick and roll. Ragazzi, a me queste cose fanno veramente... È uno dei tanti motivi per cui l'NBA è una lega totalmente diversa rispetto a tutte le altre a livello mondiale, sportive, eccetera. Ed è l'ennesima cosa che a me fa impazzire di questa lega. Così, video pur parlé, 5 minuti andati. Adesso lo posto su YouTube, così. Ci vediamo presto.